I gatti attraversano varie fasi del processo di crescita, cambiando sia nell'aspetto fisico sia a livello di maturità e di temperamento. Ogni fase è unica e in questo video di Animalpedia scopriremo meglio come capire quando un gatto è adulto. Siete pronti? I gatti passano attraverso varie fasi prima di diventare gatti adulti. Sebbene gli esperti differiscano nei loro criteri per sapere quali sono questi stadi, e soprattutto quando iniziano e finiscono, con precisione, possiamo differenziare 6 fasi di crescita fondamentali. Il periodo neonatale inizia dopo la nascita e termina intorno ai 9 giorni di vita. Il gattino è solo un neonato, ha un peso ridotto e non ha ancora aperto gli occhi. In questo momento ha tatto e olfatto, un limitato sistema locomotore e dipende interamente dal suo progenitore per sopravvivere. Dal 9° giorno fino a 14 o 15 giorni dopo il parto avviene il periodo chiamato periodo di transizione, in cui osserveremo che il gattino inizia a guadagnare mobilità e autonomia. In questo momento il gattino aprirà gli occhi e i canali auditivi. Dopo 2 settimane il gattino inizierà a consumare del cibo oltre al latte materno. Essendo più indipendente, comincerà a correre e giocare senza sosta con i fratelli. Giocheranno ad inseguirsi e mordersi tra loro. Inizierà anche una fase fondamentale, la socializzazione. Si considera che sia fondamentale a questa età che l'animale entri a contatto con altri animali e con persone diverse, per abituarsi a interagire e avere una natura più socievole e amichevole. Questo periodo termina circa a 7-8 settimane di vita. È in questo periodo in cui il gatto adotta la sua dimensione e forma definitiva, diventando ufficialmente un giovane adulto. Di solito iniziano ad essere più rilassati, anche se si distinguono anche per la loro voglia di giocare e muoversi. Quindi, di fronte al dubbio a quale età i gatti smettono di crescere, vediamo che è in questo momento in cui le loro dimensioni iniziano a stabilizzarsi. A seconda della razza, ci vorrà più o meno perché smettano di crescere. In questo momento appaiono anche gli istinti sessuali, passando così alla pubertà. A circa 6 o 7 mesi, i gatti maschi raggiungono la pubertà, mentre per le femmine avviene tra i 5 e gli 8. Questo stadio è molto simile alla tipica adolescenza che possiamo osservare nelle persone, perché questo è un periodo di ribellione. Infatti è molto comune che a questa età i nostri gatti siano disobbedienti e facciano ciò che vogliono. Una volta passato quel periodo critico di ribellione, il nostro gatto adotta il suo carattere definitivo, essendo pienamente maturo e più equilibrato e calmo. Dopo aver esaminato le diverse fasi della crescita dei gatti, possiamo osservare che un gatto è fisicamente adulto a partire dall'anno. Tuttavia, non è fino ai 3 anni che il suo carattere e il suo temperamento si equilibrano. In generale, la crescita di un gatto è simile indipendentemente dalla razza se messa a confronto con quella di altre specie. Per esempio, gatti giganti come il Maine Coon richiedono fino a 4 anni per raggiungere la loro taglia finale. Anche i British hanno una crescita lenta, con una media di 3 anni per raggiungere l'età adulta. Siamesi e persiani, ad esempio, terminano la loro crescita intorno all'anno di vita, mentre il gatto europeo può crescere fino a quasi 2 anni. Ora sai quando un gatto è adulto e a che età smette di crescere. Se ti è piaciuto questo video e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere un like e di iscriverti al nostro canale. Alla prossima!